Crash e Figo. Loro sono i Lupi. Al Moody Parma. Ragazzi, com'è andata questa serata? Mi sembra che da subito abbiate scaldato un po' l'ambiente. È così? Se ce lo dici vuol dire che è così, perché tu entri nel pubblico, quindi lo sai meglio di noi. Se hai con luci in faccia non si vede niente. Grande ritorno a Parma, prime sensazioni dopo questo live. No, è stata una bellissima serata, anche perché è la prima volta che sperimentiamo davanti ad un pubblico così vasto il live set. Esatto. Che è un nuovo modo che abbiamo pensato di utilizzare per proporre i nostri pezzi, che per la prima volta nella nostra esperienza musicale fino ad ora sono cantati in italiano. Quindi l'esperienza dell'italiano su basi elettroniche, per lo più dubstep, in un locale dove la musica elettronica si suona sempre, quindi è stato un buon test. Questa svolta dei Lopic verso la dubstep. A parte gli scherzi, io e Chiara veniamo da un decennio di trip hop, quindi più o meno il tempo 70 bpm è quello, le sonorità oscure altrettanto, però ci ha affascinato la modernità dei suoni, la spinta che hanno i suoni, e ci siamo trovati a casa nel mischiarli insieme al breakbeat e la drum and bass, di cui poi negli anni successivi siamo diventati padroni, se mi passi questo termine. In più il nostro produttore Sigo ha l'occhio sul mercato, quindi insomma di conseguenza se un occhio al mercato restati, l'altro dov'è? Come dice Morgan l'altro. No, ma a noi comunque ci piace la musica con i bassi, questo è il discorso, quindi quando c'è qualcosa che ci ispira proviamo a farlo. Questo nuovo esperimento andrà a confluire nel vostro nuovo album, ce lo raccontate? È un album che, come dicevo prima, fatto da 5-6 pezzi in italiano per la prima volta e altrettanti remix degli stessi pezzi in versione dubstep per lo più, comunque elettronica. Quindi vogliamo proporre il nostro genere pop molto personale e anche la versione più dance floor degli stessi pezzi. Diciamo così che se uno se lo vuole ascoltare se lo ascolta, se uno è un DJ e se lo compra, una volta che l'ha ascoltato lo può anche suonare. Si intitolerà Bipolare e insomma la dice tutta. E poi abbiamo notato uno strano individuo che vi riprendeva durante la vostra esibizione. È lì dietro. Cosa stava succedendo? È uno stalker. Oppure cosa? È un amato stalker, non so se possono esistere stalker amati, però nel suo caso assolutamente sì. Anzi, lo fiacchiamo più noi di quanto non lui fiacchi noi. È il nostro videomaker ufficiale, ci accompagnerà nell'uscita dell'album, ben due videoclip, ha già fatto dei teaser,
magari chi lo sa, se riusciamo a corromperlo ci segue anche con i visual. Paolino Ferrari C9999, lo trovate su YouTube, tenetelo d'occhio, un in gamba. Cercare il vostro videomaker, dove invece troviamo i Lowpitch su internet? Su Facebook principalmente, poi abbiamo il nostro sito www.lowpitchmusic.com e poi da lì si può arrivare sul nostro blog, si può arrivare al nostro SoundCloud, insomma si può trovare FM, MySpace, eccetera. È una pagina web da tenere d'occhio, perché noi daremo anche qualche download gratuito, soprattutto per DJ da suonare, qualche occasione per fare dei remix a DJ che si vogliono cimentare, insomma cercheremo di essere il più possibile interattivi. Ho detto interattivi.